tutti e benvenuti in questo nuovo video di The Driving Fiona. Io sono Fiona e noi ovviamente ci troviamo nel nostro cimitero di fiducia. Se non me ne foste accorti, là ci sono delle cappelle di famiglia. Non sappiamo quali famiglie, ma non è importante. Di una famiglia. Di una famiglia a caso. Oggi voglio parlarvi della nuova Seat Arona. Sì, è vero, un po' di tempo fa avevamo fatto il test drive di Seat Ibiza e questa ha anche lo stesso colore, cioè non ho capito cosa è successo, Erika, ma si è trasformata in men che non si dica. Il pianale su cui è costruita questa Seat Arona, non a caso, è lo stesso identico di Seat Ibiza, se non con alcune piccole modifiche, ed è lo stesso anche di altre vetture del gruppo Volkswagen. Come molte delle vetture Seat, anche questa Arona riporta il nome di un comune spagnolo. Arona, quella di Tenerife, cosa avete capito? Mica Arona, quella di Novara sul lago, no? Arona, Ciudad de Tenerife, che è una ciudad della Islas Canarias. Ti è piaciuto? Che non avevo ancora detto niente in spagnolo, mi sentivo un po' così. Seat Arona fa parte della famiglia dei B-SUV, una vocazione testimoniata anche dall'altezza di questa macchina, che è un po' più alta di Seat Ibiza, ma anche dal sottile profilo, guarda, così, il sottile profilo in plastica nera che trovate sul passaruota e che delimita questa forma. La parte frontale assomiglia tantissimo a quella di Ibiza, invece in comune con Seat Ateca abbiamo la parte retrostante, il posteriore, il sedere. È un B-SUV, però purtroppo non abbiamo la trazione integrale, questa ha solo trazione anteriore e purtroppo il 4x4 non è neanche selezionabile tra gli optional. Il nostro allestimento di questa Seat Arona è l'allestimento Excellence, che prevede un paio di aggiunte stilistiche, di design rispetto al modello classico. Abbiamo le barre cromate sul tetto, ma abbiamo anche queste cromature che seguono i finestrini, le portiere, vabbè, uguale. Abbiamo anche i cerchi cromati in lega, ma anche gli specchietti a contrasto insieme al tetto, che diciamo danno un po' più di dinamicità rispetto al resto della carrozzeria. Abbiamo anche questa X che sta per... Brava! Non so come hai fatto ad arrivarci, che rendono questa vettura un po' più, diciamo così, stilosa del resto della gamma. Il bagagliaio invece è un bagagliaio da 400 litri, ben 50 in più della Seat Ibiza. I sedili si possono totalmente abbattere, con l'accetta si abbattono, e poi abbiamo comunque, secondo me, un bel po' di spazio. Guarda, azzardo, quattro persone ci stanno comodamente. Ho deciso io, guarda, un trolley, due trolley, tre trolley, quattro trolley. La colorazione della nostra Arona è un magenta regale. Sto continuando a domandarmi di quali sostanze fossero così, avessero fatto uso i designer di Seat quando ho deciso di chiamarla in questa maniera. Comunque è un rosa champagne a casa mia ed è anche, secondo me, molto carina, molto princess. Per quanto riguarda le motorizzazioni, abbiamo sia il diesel che benzina ha un motore 1000 con cavalli 95 oppure 115, invece il diesel può essere un 1006 con 95 cavalli oppure 115 cavalli. I rapporti sono 5, 6 o 7, 7 per il cambio automatico. Ricordate tutte! Nello specifico, la nostra è una motorizzazione 1000 benzina da 95 cavalli e cambio manuale a 5 rapporti. Non vedo più niente, sto per diventare come il cugino It. Parliamo ora della cosa più importante di tutti, ovvero i soldi. Costa base da 17.100 euro, quindi questo è il prezzo di partenza, solo con volante, pedali e non so cosa ci metto. Scegliene un'altra, una terza cosa che ti danno. Lo specchietto, uno solo. Invece l'allestimento Excellence parte dai 21.000, nello specifico nel nostro modello arriviamo quasi a ben 25.000 soldi. Direi che adesso è arrivato il momento di metterci alla guida per raccontarvi qualcosa di più su questa Seat Arona. Ciao, io ti abbandono a chi? Una otra vez, come al perro, e la carretera, e voi al cementerio a fare una vuelta. Vado a sgommare il cimitero. Ciao, non chiamare la polizia, ma sono lì, quindi... Là, ciao! Le
Lei si pensava che io l'abbandonassi tu, per tu davvero. Mi stavi lasciando qui al cimitero, vergognati. Così eri già pronta. Per cosa? Oh. Allora, bando alle ciance, ciancio alle bande. Abbiamo una Seat Arona. Gli interni sono... Ricordano abbastanza. Guarda come ti ho lanciato la palla. Guarda, gli interni ricordano abbastanza quelli di Seat Ibiza, devo dire. Ricordano. Sono identici a quelli di Seat. C'è una piccola differenza. Sentiamo. Mentre la Ibiza qui aveva questo fascione in plastica dura, che però era magenta regale, qui è tutto nero, però qui la plastica è un po' più morbida. Sì, quindi dà un po' meno il senso di chip, insomma. Di chip, esattamente. In generale devo dire che è tutto molto comodo e molto intuitivo, quindi quando salite in macchina avete tutto quello di cui avete bisogno a portata di mano, non dovete impazzire per dire dov'è, in realtà trovate tutto subito. Sì, tutto subito. Mi piace tantissimo il sistema di navigazione, che è quello che comunque era lo stesso identico di Seat Ibiza, però in questo caso abbiamo anche il navigatore, che là non c'era, all'interno di una piccola scheda SD che è nascosta qua dentro, che è celata all'interno del vano porta oggetti. Senti come sono tecnica, nascosta qui dentro, lei è arrivata, si vedeva. Vabbè, la gestualità. Mi piacciono tantissimo i tasti di questo sistema di navigazione, che sono soft touch, quindi sono dei piccoli disegnini dove voi poi ci toccate col dito e dite: ah, ma non era un disegnino, no, è un tasto, è vero, un tasto vero come il bambino vero di Pinocchio. Ovviamente anche il display è touch, esattamente come succedeva molto lucido. Esattamente. Molto smartphoneoso. Esatto, è assolutamente smartphone friendly. Quindi potete collegarci il vostro telefono, ovviamente compatibile sia con Apple CarPlay sia con Android Auto. Ed esattamente come succedeva all'interno di Seat Ibiza, avete il connectivity box. Quindi questo... Io lo so che cos'è il connectivity box, è un buco che c'è qua. Ancora? A parte avere due un vano. USB. Non si dice buco, come parli? Ci sono prima di tutto due prese USB che ci piacciono tantissimo, e poi abbiamo il connectivity box, che quando ci tuffate dentro il vostro smartphone con ricarica wireless si ricarica direttamente lo smartphone. In più cosa succede? In più, come esattamente come la sua sorella lì, quell'altra, come l'altra isola, esattamente, c'è l'amplificatore GSM per assicurarsi che il vostro telefono prenda sempre e comunque. Parliamo invece ora di come si guida, perché diciamo che l'estetica è praticamente identica a Seat Ibiza, non è che differiscano di tanto l'una dall'altra. Per quanto riguarda la guidabilità, è veramente divertente, nonostante non sia una motorizzazione sportiva, insomma, ecco, questo 1000 da 95 cavalli è una cosa così che si può portare tutti i giorni, indossabile sia la sera che di giorno, insomma, un look all day. Sì. Però devo dire che lo sterzo è preciso, si guida davvero bene, l'abbiamo utilizzata anche per viaggi lunghi, siamo andati fino a Firenze, siamo andati, non mi ricordo, comunque fino a Suacolico, a Bergamo, quindi abbiamo fatto un bel po' di chilometri macinati, e devo dire che si è viaggiato davvero comodamente. Ecco, il rumore del motore, il sound del motore non è che sia questa, senti qua, cioè è un po' graffiante, un po' niente di che, insomma, è un 1000 e si comporta come povera stellina, però cioè, nel senso, si viaggia assolutamente bene. Sì. Anche lato passeggeri devo dire che è molto comodo, c'è anche tanto spazio qua. Esatto, c'è spazio sopra, c'è spazio davanti, c'è spazio dietro, come avete visto prima c'è anche abbastanza spazio nel bagagliaio, quindi potete tranquillamente andare in quattro persone a farvi una gita da qualche parte, una gita fuori porta anche di più giorni, esatto. Esattamente. Senti, il dosso è fatto per rallentare, lo so te l'hanno spiegato. Guarda, adesso invece ti faccio vedere la fotocamera, il coso posteriore, perché rispetto alla nostra Seat Ibiza questa ha anche la telecamera posteriore, che vediamo, girano le ruote? No, ok, quindi quando girate le ruote per esempio non abbiamo le indicazioni sulla direzione in cui stiamo andando, abbiamo però tutta la sensoristica in caso di collisione. Questa è l'ultima riga prima di fare l'ho preso dentro, ops. Adesso sì, ci sono per il park pilot, ci sono, vedi?
però quando fate la retro no. No. Va bene, ci piace. Devo dire niente male, soprattutto perché anche senti. Ha una serie anche di dotazioni tecnologiche, niente male, quindi abbiamo il blind spot, quello per il punto cieco, si illumina lì il leddino che ti dice attenzione, c'è qualcuno che ti sta sorpassando, quindi non fare lo scemo pagliaccio. Esatto, te lo dice proprio così, te lo dice Noafel pagliaccio palaccio. Palaccio? Penso di sì. Vabbè, comunque, detto questo, le dotazioni tecnologiche che Erika ha studiato benissimo. Ah, le dotazioni tecnologiche sono decisamente di più rispetto a Ibiza, che in realtà aveva solo la frenata assistita. Qui c'è sempre la frenata assistita, avete visto, abbiamo tutti i sensori, quindi anche quando state parcheggiando, in generale se qualcuno vi sta avvicinando pericolosamente, alla vostra persona vi vuole aggredire. Esattamente, quindi avete i sensori sia dietro ma anche davanti, quindi se qualcuno dovesse frenare o rallentare davanti a voi, la macchina rallenta a sua volta. Per quanto riguarda sempre le dotazioni tecnologiche, troviamo anche il monitoraggio della stanchezza del guidatore, che così vi dice state guidando da troppo tempo, ti stai addormentando, ecco. È meglio se ti fermi. Invece per quanto riguarda i consumi, che è una cosa che interessa sempre tanto, ci aggiriamo intorno ai 7,2 litri per 100 km, che a casa mia con il convertitore, con l'elettrica, sì, così, fanno 14, indicativamente 14 km con un litro. È pur sempre un benzina, quindi ci aspettavamo qualcosa in più, però dai, diciamo che non è niente male come consumi. Io direi che abbiamo praticamente espletato tutte le caratteristiche direi di questa, di queste cose. Se una certa, dobbiamo andare a mangiare. Sì, c'ho una fame, sto girando nel parcheggio perché stiamo finendo il video, così vi svelo dei trucchi. Comunque, il video termina qui, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate tanti like, tanti commenti, fate iscrivere con la forza la mamma, la nonna, il fratellino, fategli l'account, il cane, il gatto, tutti gli animali che avete a casa. Se non mi seguite su Instagram, le botte. Tanti baci e tanti abbracci e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!